Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù lasciò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si accostarono per dirgli: spiegagli la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, intenda. Sorelle e fratelli carissimi, in occasione della festa di Sant'Anna, la buona novella vi raggiunge da una chiesa dedicata a questa santa, incontrata a Martorella di Poggiofiorito, una chiesa che è stata ripulita e abbellita proprio in occasione di questa festa. Sant'Anna è la mamma della Madonna, di lei il Vangelo non ci parla, però ci parlano di lei alcuni documenti antichi, i cosiddetti Vangeli apocrifi, in modo particolare un Vangelo che si chiama Protovangelo di Giacomo. Sappiamo che suo marito si chiamava Gioacchino, che era un sacerdote della tribù di Levi, discendente di Aronne. Anche Anna era di una famiglia nobile della discendenza di Davide e dello stesso Aronne. Era figlia di un uomo che si chiamava Acar, e aveva una sorella che si chiamava Esmeria, la quale fu la madre di Santa Elisabetta e quindi la nonna di Giovanni Battista. Sant'Anna era anche parente con Giuseppe di Arimatea, che era suo zio. Erano una coppia bravissima, Gioacchino ed Anna. Erano timorati di Dio, facevano sempre la sua volontà. Erano molto generosi con le persone e nelle offerte che facevano al Tempio di Gerusalemme. Avevano però un problema, non avevano figli. Per molto tempo chiesero al Signore di diventare genitori, ma purtroppo questo desiderio non riusciva a realizzarsi, perché secondo le tradizioni antiche Gioacchino era sterile. Un giorno, mentre voleva presentare la sua generosa offerta al Tempio di Gerusalemme, un uomo chiamato Ruben lo offese pubblicamente, dicendogli che lui non poteva fare la sua offerta perché non aveva i figli, e se non aveva i figli vuol dire che era un maledetto da Dio. Gioacchino ci rimase malissimo, però andò a fare una ricerca per vedere se fra i giusti di Israele ci fosse stato qualche giusto che non avesse avuto figli, e scoprì che purtroppo lui era il primo giusto senza figli. Tutti i giusti che lo avevano preceduto avevano avuto figli. Per questo non tornò a casa da sua moglie Anna, ma andò nel deserto dove aveva le sue greggi e i suoi armenti. Piantò una tenda e rimase lì a pregare e a fare penitenza. Lungo questo periodo un angelo apparve contemporaneamente a lui in mezzo al deserto e ad Anna, sua moglie, nella sua casa. A tutti e due questo angelo rivelò che finalmente il Signore aveva ascoltato la loro preghiera e che presto sarebbero divenuti genitori. Per questo motivo Anna esce di casa e va incontro al marito, il marito esce dalla tenda e va incontro alla moglie. Secondo la tradizione si incontrarono a una delle porte di Gerusalemme,
la cosiddetta porta aurea, e nell'arco di questa porta si scambiarono un bacio, che secondo la tradizione fu il gesto attraverso il quale il grembo di Anna rimase fecondato ed ella poté diventare genitrice di Maria Santissima. È bellissima la storia di Gioacchino ed Anna. Questa bambina nasce e loro la allevano, elevando le preghiere di lode al Signore ed educando questa bambina ad offrire la sua esistenza al Signore fin dai primissimi passi che questa bambina cominciò a dare. A 3 anni la portarono nel Tempio, dove Maria Santissima rimase fino all'adolescenza insieme con i sacerdoti, lodando il Signore e pregando, crescendo in sapienza e grazia. Poi continuò ad abitare nella casa dove oggi c'è una chiesa dedicata a Sant'Anna. Questa casa si trova vicino alla piscina di Bezzatà. Questa è la storia di Anna. Come vi dicevo, non è raccontata dai Vangeli che troviamo nella Bibbia, ma da tanti altri documenti antichi. Quello che a noi interessa è che sia Anna che Gioacchino hanno sempre cercato di fare la volontà di Dio, di essere buon grano, come ci richiama il Vangelo. E il buon grano, ce lo ricorda il Vangelo, è sempre vicino alla zizzania. Non si trova mai un campo di grano perfetto, né si trova mai un campo di sola zizzania. Crescono insieme il buon grano e l'erba cattiva. Fra l'altro, la zizzania, questa erba cattiva di cui il Vangelo ci ha parlato, è un'erba cattiva molto particolare, in tutto simile esteriormente al grano, ma sempre vuota, non portava alcun frutto. Anzi, secondo alcuni studiosi, questa erba cattiva non solo non portava frutti buoni, ma aveva delle conseguenze allucinogene. Chi mangiava i semi di questa pianta aveva delle visioni, una visione distorta della realtà. Il popolo non capiva la parabola che Gesù aveva raccontato. Gli apostoli stessi non capivano perché Gesù avesse detto che la zizzania non si doveva strappare, ma doveva crescere insieme al buon grano, e che solo alla fine del mondo la zizzania sarebbe stata riparata. Gesù aveva raccontato questa parabola per ricordarci che non esisterà mai una chiesa perfetta, una comunità di credenti perfetti. Nella chiesa, come in ogni altro consesso umano, ci saranno sempre buoni e cattivi insieme, e anche nella nostra esistenza, nel nostro cuore, ci saranno cose buone e tentazioni cattive. Dobbiamo crescere sapendo che questa realtà c'è, e dobbiamo crescere però cercando di diventare sempre più buon grano, mettendo da parte l'essere zizzania, la cattiveria, i pensieri cattivi, le parole cattive, le azioni brutte. Il giudizio spetta solo al Signore, e spetterà ai Suoi angeli separare in modo definitivo il grano dalla zizzania. A noi, che dobbiamo tentare di essere buon grano, compete il brillare nel regno dei cieli, come ci ha detto il Vangelo nella sua chiusura. Anna e Gioacchino hanno brillato nella loro vita, hanno brillato personalmente e hanno brillato aiutando gli altri vicino a loro a brillare a loro volta. Genitori di Maria Santissima hanno generato questo fiore di ragazza che più di ogni altra creatura ha brillato. Zia di un nipote importante come Giovanni Battista ha permesso a Giovanni Battista di brillare, così come a Giuseppe di Arimatea, che era suo zio, ha permesso di brillare, così come a Elisabetta, che sarebbe stata poi la cugina della Madonna. Ecco, impariamo a brillare, e per brillare abbeveriamoci,
al Vangelo, alla parola di Dio. Accostiamoci ai sacramenti, viviamo la carità all'interno della comunità e non temiamo nelle nostre case di parlare della Bibbia, di parlare della parola di Dio, di parlare del Signore e della santità. Come i discepoli chiesero a Gesù spiegazione della parabola in casa, così facciamo anche noi, fra adulti, così facciamo anche con i nostri bambini, con i nostri figli, con i nostri nipoti, perché dove c'è la parola di Dio, dove si condivide la preghiera, dove si cerca di brillare nel regno di Dio come santi già qui in terra, davvero si costruisce una chiesa più bella e una società migliore. Buona festa a tutti i nonni in modo particolare.